La stagione è ormai giunta al capolinea, ma la maggior parte dei verdetti sono ancora da emettere. Al Davide Bucci, per esempio, si sfidano due squadre ancora alla ricerca del proprio destino. L'11 di casa vuole 3 punti per dare ossigeno alla propria classifica non ancora tranquillizzante. Gli ovidiani, d'altro canto, non possono concedersi distrazioni per non compromettere il cammino verso i play-off. Dopo il doveroso minuto di raccoglimento in ricordo di Morosini, la contesa si apre con i fuochi pirotecnici. Passa soltanto un minuto e l'11 San Salvese si guadagna un calcio di rigore assegnato dal signor Amadio di Ascoli Piceno, che ravvisa un intervento falloso di Cristofari su Marinelli. E lo stesso Panzer biancazzurro ad incaricarsi dell'esecuzione, che non lascia scampo a Meo. L'esperto estremo ovidiano è costretto ad incassare il raddoppio ad opera dello stesso Marinelli, che va a bersaglio al sesto, facendo valere le sue doti fisiche sul lancio illuminante di Crisci dalle retrovie. Sembra l'inizio di una gara in discesa, ma il San Salvo allenta la briglia e concede troppi spazi al Sulmona, che dopo pochi istanti accorcia le distanze con Cipple, ottimo taglio di Bolzan e contemporaneo infortunio di ritorno che si fa passare il pallone tra le gambe. Al 13esimo l'estremo di casa viene sorpreso dal micidiale piazzato di Ruggeri, che assume una traiettoria imprevedibile, pallone che si spegne nel sacco e Sulmona che rimedia in un battibaleno all'iniziale doppio passivo. Il San Salvo si butta in avanti, ma lo fa in maniera sconclusionata, come per esempio in questo frangente con il tentativo di incursione vanificato da Pollutri. I biancorossi, non paghi per essere tornati a galla, castigano nuovamente la difesa biancazzurra con il giovanissimo Sablone, classe 96, agevolato dal velo di Iaboni, che gli consente di scattare sul filo del fuorigioco e di portarsi davanti al ritorno per infilarlo inesorabilmente. L'11 sulmonese ci riprova pochi secondi dopo, ma stavolta il suo tentativo viene azzerato dall'estremo di casa. La truppa di Marcello affretta e si riversa in avanti, andando anche a segno con Maranzano, ma non per l'assistente di linea, che invalida la segnatura per una posizione irregolare dell'11 di casa. Prima del riposo lo stesso Maranzano è protagonista di un'ottima giocata in area sulmonese. Meo azzera tutto vanificando l'insidia. Alla ripresa delle ostilità, l'avanzato Pelusi ha la possibilità di far scorrere i titoli di coda, ma fallisce la ghiotta opportunità da posizione invidiabile. Stavolta ritorno si riscatta alzando sul fondo. Ancora più clamorosa la palla gol gettata alle ortiche da Bolzan, che manca il bersaglio da 2 passi. I frutti di tanta insistenza premiano alla fine il Sulmona, che confeziona il poker con il promettente Sablone, autore in questo caso di una doppietta. Nell'occasione il giovane ovidiano è lesto a ribadire in rete dopo la corta respinta di ritorno. Al 35esimo va a segno anche il neoentrato Fideli, ma in chiara posizione irregolare. Nulla di fatto, quindi il risultato non cambia, nonostante il timido tentativo di Crisci bloccato agevolmente da Meo. Mister Marcello, oggi c'era una ghiotta occasione perché il San Salvo era già avanti di 2 gol dopo pochissimi minuti. Poi che cosa è successo? Un blackout generale? Sì, probabilmente il fatto di essere passati sul doppio vantaggio dopo pochi minuti può darsi che ci ha fatto pensare già che avevamo la partita in pugno, ma in realtà non è così, specie alla fine del campionato, quando si lotta si deve lottare giustamente fino all'ultimo secondo, specie se poi hai di fronte un avversario come il Sulmona. Fabrizio Cammarata, tecnico giocatore del Sulmona, oggi se l'aspettava una rimonta così sostanziosa della sua squadra dopo il 2-0 del San Salvo? Beh, siamo stati un po' fortunati perché dopo 5 minuti partire subito 2-0 per loro non era facile. Abbiamo avuto la fortuna di far gol subito, il gol del 2-1, però poi tutto sommato abbiamo fatto una bellissima partita, abbiamo giocato bene, il risultato l'abbiamo meritato.